uretano rivestite, il materiale usato per le opere in mostra a Palazzo Cefalà a Palermo, nelle ex scuderie, un omaggio alla donna e una denuncia contro la violenza. L'ha visitata per noi Alessandra Pinello, vediamo. Una mostra ma anche un'installazione dove le sculture sono protese verso l'alto, là dove ci sono le nuvole. Sono realtà sospese, come il titolo dell'ultima produzione artistica di Tommaso Domina e del suo allievo Tommaso Nicolicchia, 12 opere in schiuma di poliuretano rivestita che sono un inno alla donna. In lei sono le radici della terra, in lei la forza, il coraggio del riscatto e di nuova rinascita. Alle ex scuderie di Palazzo Cefaladiana a Palermo il sogno comincia come un gioco in piscina. Poi prosegue con il cigno bianco e il cigno nero, ovvero le diversità che si incontrano. E ancora le scarpette rosse, simbolo di denuncia contro il femminicidio e ogni forma di violenza. Tutte figure con la maschera in segno di uguaglianza. Poi c'è l'annuncio, quel modo di donare al mondo una nuova creatura. E creature sono pure quelle due figure, con un'ala ciascuno, che rappresentano l'omosessualità, un principio di completezza e di unione che rende i due pronti a spiccare il volo e vivere pienamente. Alla fine c'è il giudizio e i giudici sono nudi perché liberi da strutture mentali, da schemi. E se un omaggio traspare per le tuale, Eleonora Bagnato, leggiadra e sensuale come l'armoniosa trapezista accompagnata dal suo partner.